Fallito il rapimento di Lucia, Don Rodrigo si confida con il cugino, il conte Attilio, che individua in Fra Cristoforo il principale ostacolo e si propone di fare in modo di rimuoverlo. Poi, venuto a sapere della fuga e della separazione di Renzo e Lucia, manda subito a Monza uno dei suoi bravi, il Griso, per studiare la situazione e progettare un altro rapimento. Intanto Renzo entra a Milano e si avvia verso il convento dei Cappuccini. Nelle vie insolitamente deserte della città nota strani segni, farina dispersa per strada, forme di pane abbandonate. Capisce che in città è in corso una sommossa popolare. Arriva al convento, ma il padre Bonaventura, verso cui lo aveva indirizzato Fra Cristoforo, è assente. In attesa che rientri, Renzo si avvia incuriosito lungo le strade da cui sente provenire i rumori della rivolta popolare. That's all, folks.